Coach, partita durissima contro questa Montecatini, siete riusciti solamente nel quarto periodo a riemergere, andare avanti nel punteggio e a mantenere una qualità e un'aggressività che forse Montecatini vi aveva impedito di mantenere nei primi due quarti. No, siamo partiti troppo, diciamo, troppo leggeri, no? Mentalmente, su tante cose preparate abbiamo sbagliato proprio i meccanismi, e Montecatini ha tirato fuori tutte le sue qualità, abbiamo visto tutti che potenzialità, che squadra che è, che giocatori che possono segnare da tre punti in contropiede, hanno l'area presidiatissima da Galmarini e Artioli, veramente una bella squadra. Noi lo sapevamo, per ribaltare la partita ci voleva veramente di mettere tanta grinta, mettere tanto orgoglio, tanta felicità, tanto cuore, e nel secondo tempo siamo stati veramente bravi, l'abbiamo tenuti a 28 punti con una squadra così offensiva, è stato veramente un gran lavoro da parte dei ragazzi. So che non ami parlare dei singoli, però ti lancio questa cosa. Da Ondomenghe hai avuto risposte importanti. Ma Bruno, io gli sto addosso sempre, perché secondo me ha un potenziale importante, un giocatore potenzialmente da categoria superiore. Lui deve fare uno scatto mentale per mettere questa sua energia, questa sua fisicità, ogni azione, ogni momento, ogni minuto, e può veramente fare la differenza come si è visto oggi. Ma credo che tutti oggi abbiano fatto veramente una bella partita. Voglio citare due veterani, Berti, Diego, Banti, perché chiaramente in tre partite in una settimana loro sono quelli che forse l'hanno sentito di più, e invece stasera hanno veramente con grande orgoglio tirato fuori una partita importante. Noi sappiamo che dobbiamo combattere contro i nostri limiti, siamo una squadra che ha dei limiti evidenti individuali, difensivi, sugli scivolamenti, sull'uno contro uno, abbiamo un problema importante tiri liberi, perché poi quando arriveranno le partite veramente pesanti questa pecca dei tiri liberi purtroppo fa parte del nostro DNA, difficile migliorarla. Abbiamo alcune handicap che vogliamo superare, però credo che è una squadra di gente che veramente dà l'anima all'allenamento, si prepara, è concentrata, e è un piacere allenarli.